Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Vi mostrerò i miei acquisti che ho fatto da Tiger, sia di Halloween che di altro genere. Per quanto riguarda Halloween, mia figlia ha voluto prendere questi adesivi al costo di 1 euro. Guardate che sono carini. Vi è il fantasmino, la mummia, la zucca, molto allegri e carini per decorare l'agenda a tema di Halloween. Poi, per quanto riguarda il cibo, ho voluto prendere a costo di 2 euro questi zucche di cioccolato al latte vuote all'interno, ve ne sono 125 grammi e sono 10. Sono sempre carine e utili da tenere in casa per fare delle decorazioni nel periodo di Halloween. Poi ho voluto prendere questo simpatico teschio di cioccolato al latte con la decorazione di cioccolato bianco e la particolarità ha un costo di 2 euro e la particolarità, guardate, che all'interno vi sono delle caramelle a forma di cervello. È molto carino, particolare come decorazione di Halloween. Poi ho preso questa confezione di zucchero filato, sempre tema Halloween, vi sono i ragnetti, vedete? E al gusto di mela verde, vi era anche, se non erro, al gusto mandarino, quello di color arancio. Poi, sempre per riguardo il cibo, ho preso queste chips di cocco a costo di 2 euro. Io le compro sempre, sono buonissime, sia da mangiare così, semplici, oppure per decorare dolci sopra le torte o da mettere nel gelato, sono buonissime. Poi ho preso al costo di 1 euro queste batterie, le compro sempre di tutti i formati, mi trovo molto bene. Poi ho preso questi adesivi per decorare l'agenda al costo di 1 euro, vi sono 5 fogli di adesivi, faccio vedere. E allora vi è questo, dove vi sono i cuoricini. Vedete che carino? Poi questo con le letterine. Questo di qua. E poi guardate che carino questo, veramente bello. C'è un rossettino, gelato. La scarpa, le ciliegie, la bocca. Queste sono troppo carini. E poi questo di qua. Poi ho preso questa spugna da bagno a costo di 1 euro. Io ero alla ricerca di una spugna da bagno di questo tipo in quanto utilizzavo quelle da Sephora, ma non le hanno più, e volevo una spugna sempre di quel genere, ma soffice, morbida e non ruvida. E questa è molto morbida e non è ruvida, è delicata. Vi saprò dire poi come mi sono trovata, staremo a vedere. Poi ho preso questa borsa per la spesa a costo di 2 euro. Guardate che carina, è quella con la linea, con tutti la collezione con tutti i rossettini. Queste sono sempre utili da portare in giro, da tenere nella borsa o nella macchina quando uno deve acquistare qualcosa, sono sempre comode. Per questo video è tutto. Se vi va, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Ciao!